Un'occasione per chi voglia conoscere due gioielli architettonici di Milano, la cripta dell'Annunciata della Cagranda e San Satiro. Li terranno aperti per il pubblico i volontari del Touring Club. Sono leggibili in libertà una frase del Petrarca accanto ai nomi di 141 patriotti caduti nelle 5 giornate di Milano. Qui trovarono sepoltura prima che i loro resti venissero traslati nell'ossario di Piazza 5 giornate. Siamo nella cripta della chiesa della Santissima Annunciata della Fondazione Cagranda. Ospedale era anche parrocchia e la storia della città, nel bene e nel male, si intreccia con la vita dei malati. Al di sotto della cripta si trovano i resti di centinaia di migliaia di pazienti. In 500.000 morirono fra il 1473 e il 1695. Due esperte della Cagranda di storia e di antropologia forense stanno indagando sulle cause dei decessi dei milanesi nei secoli. A conclusione dei restauri, dopo quasi 120 anni, i luoghi della cripta, mai aperta al pubblico, sono visitabili dalle 9 alle 17, da lunedì a giovedì. Nella cripta anche una serie di lapidi che onorano la memoria, ma anche la generosità di molti milanesi. Beneficenza, la generosità che viene ricordata con grossi nomi, ma poi anche una spicciola e continua partecipazione con le associazioni di volontariato, con i donatori di sangue, con ancora oggi è una tradizione che non si è persa. Oltre alla cripta, anche la Basilica di Santa Maria presso San Satiro entra nell'iniziativa Aperti per voi. Da martedì 7 maggio sarà possibile visitare anche un enorme gioiello della città di Milano, che è la Basilica di Santa Maria presso San Satiro, capolavoro rinascimentale del Bramante. In chiusura, le tenere immagini di un cucciolo di volpe salvato.